Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui da me. Breve commento post Genoa Inter 1-1. Ovviamente le vibes da pareggio ce le avevo tutte, visto che comunque per una volta giochiamo prima della Juve, abbiamo sempre giocato dopo. L'unica volta in cui giochiamo prima e che possiamo quantomeno indirizzare non solo questa giornata, ma anche quella dopo, perché vincendo saremmo diventati campioni d'inverno, ma qui ci arriviamo perché ho un bel po' di cose da dire su sta roba qua. Quindi l'unica volta in cui possiamo indirizzare, ovviamente andiamo a incappare in un pareggio. Un pareggio che onestamente non è neanche un risultato così brutto, 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 brutto. C'era gente che diceva: ah, ma non riusciamo a battere una squadra di pescivendoli. Certo, pescivendoli che hanno fermato intanto la Juve, hanno battuto 4-1 la Roma. La Roma fa cagare il cazzo, questo è vero. Però non mi sembra che sia inferiore al Genoa. Hanno battuto 0-1 la Lazio all'Olimpico. Anche la Lazio non è forte, cioè non è forse ai livelli delle big italiane, però comunque non è mai inferiore al Genoa. A momenti non vanno manco a perdere contro il Milan. Quindi, voglio dire, non era assolutamente un campo facile, Marassi, ecco, non era assolutamente facile. Quindi, voglio dire, un pareggio di per sé si può anche accettare, ma è come è arrivato. Cioè, ieri squadra proprio stanca, senza mordente, senza precisione, senza grinta, seconda su ogni pallone. E ve lo dico perché si vedeva proprio che non ci mancava qualcosa. Ma questo l'avevo visto già nel primo tempo. Nel primo tempo, dopo praticamente che hanno interrotto la partita sul lancio dei fumogeni, ha giocato solo il Genoa. E tu non puoi sempre sperare di andare avanti, che anche ieri ti è andata bene. E sottolineo ti è andata bene perché quel gol io l'avrei annullato. Il fallo in attacco di Bissek c'era tutto. Però questo, l'entità del contatto la giudicherà sempre l'arbitro, quindi vabbè. E ci è andata bene quindi. Poi però una volta o l'altra il pareggio lo devi prendere. Lo devi prendere perché non è che ti può andare sempre bene, che la sblocchi nei momenti migliori degli avversari, che poi oddio non è che ha creato chissà quale cosa il Genoa, però sicuramente non meritava di star sotto l'intervallo, infatti giustamente lo sono andati a pareggiare lì, la sono andati a pareggiare, ovviamente non ne parla nessuno di un possibile contatto su Darmian in area, ma come è giusto che sia, se non ne parla nessuno un motivo ci sarà, però sta di fatto che prendiamo il pareggio con un Sommer decisamente poco reattivo e caldo. Se sembrava proprio con i muscoli tutti rigidi, ecco. E nel secondo tempo, poi il secondo tempo che dico, io ci speravo magari che un pallone qualsiasi si potesse trasformare in una rete, ovviamente ci speravo, ma più passavano i minuti, più avevo la convinzione che sta partita non l'avremmo mai, mai, poi mai vinta. E nel finale abbiamo dovuto addirittura pregare di non perderla. Abbiamo dovuto addirittura pregare di non perderla perché il Genoa ha chiuso in avanti. E se ci credevano di più, potevano anche andare a rendersi pericolosi gli ultimi minuti del recupero. Se ci credevano di più. Perché abbiamo sbagliato veramente tantissimo. Lanci sempre fuori, cambi di gioco imprecisi. Thuram ieri non ne ha azzeccata una. Mi è piaciuto molto di più Arnautovic. Poi fase di costruzione, lenti, tutto prevedibile. C'è poca, pochissima, pochissima roba. E uno dirà che il pareggio ci può stare. Sì, però non è che voglio dire. Queste partite le dobbiamo sbagliare sempre, giusto perché è un avversario un po' ostico. Queste sono le partite che sì, non si devono sottovalutare e Inzaghi forse ancora non l'ha capito, che le partite più che con le big, che comunque vanno preparate bene, lui le prepara bene con le big, ma sono proprio queste le partite che vanno prese non sotto gamba, le partite in cui bisogna entrare concentrati in campo e magari metterci anche un po' di più di mordente. Ovviamente, i sessantenni che passano qua. E sono queste proprio le partite. E Inzaghi sembra non l'abbia capito, perché dopo Sassuolo, dopo il Bologna, stecchiamo col Genoa, ovviamente. Poi, vabbè, non andiamo a considerare la Champions, dove comunque dei mezzi passi falsi li abbiamo fatti, o il pareggio a Torino, che sono altre storie. Non consideriamo manco un attimo la Coppa.